sindaco, il 2017 si apre all'insegna della collaborazione in Consiglio metropolitano. Sì, è stato raccolto l'appello che feci qualche giorno fa sul fatto che in città metropolitana non c'è una maggioranza politica, quindi bisogna cooperare, collaborare, dialogare, e mi pare di capire che l'appello è stato colto e sono molto soddisfatto, perché questo è lo spirito con cui si deve lavorare, creare dei luoghi di confronto, degli uffici di coordinamento, perché qui gli obiettivi sono nell'interesse generale, non di una parte politica, quello di impiegare al meglio risorse economiche importanti per scuole, strade, ambiente, dissesto idrogeologico, pianificazione urbanistica, e con questo spirito, col dialogo, col confronto, si possono raggiungere risultati davvero importanti. Quindi ci siamo impegnati tutti, mi sono impegnato personalmente, sono impegnate le forze politiche e voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a creare uno spirito istituzionale assolutamente corretto ed efficace. Ma quello non è stato però raccolto dal Movimento 5 Stelle? Ma vediamo, io ho motivo di ritenere, essendo un metodo ed essendo il confronto, il dialogo, la scelta condivisa, argomenti che non vedo perché qualcuno non possa condividere, cioè si tratta di discutere insieme su come far lavorare al meglio la città metropolitana, quindi ritengo che alla fine ci sarà un luogo in cui tutti possano stare ed esprimere le proprie idee e contribuire soprattutto a scrivere documenti importanti che poi verranno votati in Consiglio metropolitano. Lavoro delle commissioni, lavoro del Consiglio metropolitano, lavoro della Giunta, lavoro degli uffici e il lavoro politico. Siccome non c'è una maggioranza, credo che anche il consigliere del Movimento 5 Stelle, non vedo perché non possa stare in questo confronto, poi se non ci vuole stare, ognuno chiaramente è autonomo, non è che stiamo costituendo maggioranze ed opposizioni. Io sono stato chiaro sin dall'inizio, qua in questo Consiglio metropolitano non ci sono maggioranze e quindi non ci sono opposizioni, c'è il confronto, c'è il sindaco che rappresenta la città metropolitana e c'è un dialogo che era molto molto scricchiolato alla fine del 2016 e invece c'è stata una bella ripartenza nel 2017.